Con questo incontro abbiamo definito l'inizio, l'apertura di un percorso di confronto che almeno ci porterà a capire quali sono le reali intenzioni e quali sono le condizioni di prospettiva di questo importante gruppo siderurgico. Questo è l'elemento positivo che noi registriamo con questo incontro. L'assetto societario futuro è ancora in una fase di progetto, da quello che ci ha detto il Ministro. Ancora tutto non è stato definito nel dettaglio. È chiaro che c'è ancora una discussione in atto, ma a partire proprio dall'equilibrio che dovrà avere nella futura società, se sarà ancora presente ArcelorMittal, l'intervento dello Stato, Invitalia e tutti i rappresentanti istituzionali che vorranno contribuire a dare una prospettiva al gruppo. Il Ministro ha parlato di fondi europei. Che quantità e che tipo di fondi europei? Anche questo è stato oggetto di una nostra richiesta. Siccome ci sono state anche a mezzo stampa e con i media dichiarazioni dello stesso Ministro, noi al momento questo è quello che abbiamo chiesto, e di poter aprire anche un confronto per fare una discussione complessiva dell'intero settore, e quindi è chiaro che necessariamente sarà utile aprire una discussione anche su quelle che sono le risorse messe a disposizione dall'Europa per quanto riguarda questo settore.